Allora, l'inizio è che lo Stato ci ha finanziato i lavori della scuola, del risanamento energetico di tutto l'edificio scolastico, saranno 1 milione di euro e forse anche più di investimento. In questi giorni si è installato il cantiere e gioco forza, la scuola materna ha dovuto traslocare, abbiamo vuotato i locali e sono andati nella palestrina, mentre il pre e post scuola e la mensa sono stati ospitati dagli alpini, nella sede degli alpini, che io ringrazio perché hanno il cuore d'oro, lo sapevamo, ma ne hanno dato una dimostrazione in più. E non solo ci hanno prestato il loro locale, ma ci hanno dato anche la loro collaborazione. Perciò, caro Ezio, ti ringrazio, a nome di tutta l'amministrazione comunale e ti passo la parola. Da nostra tradizione, diciamo, se si può dare una mano, sempre più che ben volentieri. Purtroppo in questo periodo di limitazioni ci sono queste cose che si possono fare, facciamo ben volentieri. La scuola o comunque il comune ha chiesto una mano e noi siamo qua. Adesso, fin quando sarà possibile, manterremo questa dislocazione delle cose e poi si vedrà. Quanto dovrebbero durare, si dice sempre, si sa quando si comincia, non si sa quando si finisce, però noi prevediamo di fare i lavori in quest'inverno per la scuola materna e poi quest'estate per la primaria, per il primo piano. Noi speriamo in questo momento di poter dire che per settembre sarà pronto, insomma, sarà una navigazione a vista perché, come potete capire, dipende anche dal fatto che possano lavorare, dal fatto che gli operai non siano in malattia e tante altre variabili che in questo momento non sappiamo quantificare come tempo. È un augurio che ci facciamo per il prossimo anno scolastico.